Nei due video precedenti della playlist Psicologia Dinamica abbiamo parlato dello psicodramma di Jacob Levi Moreno. In questo video vediamo gli sviluppi di questa tecnica psicoterapeutica di gruppo e nello specifico quattro diverse rivisitazioni dello psicodramma moreniano. Lo psicodramma psicanalitico freudiano per prima cosa, poi vedremo lo psicodramma junghiano, lo psicodramma adleriano ed infine lo psicodramma lacaniano. Iniziamo con lo psicodramma psicanalitico freudiano, che è praticamente una fusione tra la teoria psicanalitica e lo psicodramma moreniano. Punto in comune tra le due versioni di psicodramma è il concetto di catarsi, che Moreno aveva proprio preso dalla psicanalisi freudiana. Le differenze con lo psicodramma moreniano sono innanzitutto il concetto di transfert, che Moreno aveva rifiutato sostituendolo con quello di tele. Inoltre, nello psicodramma psicanalitico, i terapeuti possono essere due, conduttore ed osservatore. Quest'ultimo assume una posizione neutra e diviene così oggetto di transfert. Sarà quindi il terapeuta osservatore, o anche detto co-conduttore, che si occuperà dell'analisi e dell'interpretazione della rappresentazione scenica, proprio perché, come abbiamo detto, ricopre un ruolo meno attivo e più neutrale. Un'altra grande differenza riguarda il setting terapeutico, perché non è più un palcoscenico separato dall'auditorio, ma una semplice stanza con il gruppo seduto in cerchio o semicerchio. In ultimo, lo psicodramma psicanalitico non prevede il contatto fisico tra i partecipanti, mentre lo psicodramma moreniano prevede l'interazione anche fisica tra gli attori, come per esempio una carezza, oppure un abbraccio, o al contrario uno spintone. Il tutto ovviamente nel limite della decenza e del rispetto reciproco. Passiamo ora allo psicodramma junghiano, anche detto individuativo. Come è facile intuire, in questo caso la fusione tra le teorie junghiane e lo psicodramma moreniano. La principale differenza è che nello psicodramma junghiano non c'è una fase di riscaldamento iniziale, perché è lo stesso inconscio transpersonale del gruppo che, trovandosi insieme senza scopi prefissati, si struttura da riscaldamento. Vediamo ora lo psicodramma adleriano. Nel 1979 furono fatte alcune modifiche allo psicodramma da parte del gruppo lombardo di studio sullo psicodramma adleriano, condotto da Francesco Parenti e da Pierluigi Pagani, sotto il patrocinio della Società Italiana di Psicologia Individuale. Vediamo insieme le principali modifiche rispetto allo psicodramma moreniano. Per prima cosa, l'accesso al gioco scenico non è più per chiamata da parte del terapeuta, ma per libera scelta della persona, che quando se la sente propone la propria improvvisazione. Una seconda differenza riguarda la selezione dei temi di recitazione, che avviene tramite una approfondita discussione preliminare dei partecipanti. Non è quindi improvvisata al momento come nello psicodramma moreniano, ma avviene previa discussione preliminare per sviscerare il tema prima di metterlo in scena. Inoltre, dopo la seduta di recitazione, che viene condotta in piena libertà, il tema viene riaperto in una seduta analitica di gruppo, da svolgersi con l'impegno preliminarmente assunto di osservanza del sentimento sociale adleriano. Un'ultima importante differenza riguarda la disponibilità costante dei trainer per colloqui individuali separati per i soggetti iperreattivi all'azione o alla discussione e per coloro che tendono ad autoescludersi. Questi colloqui individuali aiutano la persona iperreattiva o al contrario che si autoesclude a lavorare sulla propria problematica, prima di tutto con il terapeuta, per poi portare i propri progressi all'interno del gruppo. Se per Moreno il concetto principale era la catarsi, per la tecnica adleriana il punto di focus è il concetto di incoraggiamento. Vi invito a vedere i video su Adler proprio per scoprire che il concetto di incoraggiamento è un concetto chiave della psicologia individuale adleriana ed è accompagnato dal suo opposto, ossia dallo scoraggiamento, che è un sentimento di resa, di sconfitta che il soggetto vive di fronte a determinate situazioni. Riprendere coraggio rispetto ai problemi personali significa riattivare la fiducia in se stessi, riappropriarsi della capacità di affrontare le situazioni contingenti e anche quelle difficili da prevedere.
Infine c'è lo psicodramma lacaniano, che unisce le teorie di Lacan con lo psicodramma moriniano, avendo una principale differenza legata al setting terapeutico, perché il palco viene sostituito in questo caso da un cerchio di sedie. Grazie e alla prossima video lezione.